Daniele Liotti, ecco, una sconfitta che brucia per quanto riguarda proprio il risultato, perché la prima di Zavettieri, ma possiamo dire che però la Juve Stabia non ha poi così demeritato. Sì, brucia perché dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza. Oggi sicuramente abbiamo fatto una buona partita, loro hanno creato, come hanno creato loro abbiamo creato anche noi, solo che noi siamo stati sfortunati forse. Ecco, all'inizio della partita anche tu avevi qualche problemino fisico, queste erano le voci, hai stretto i denti, sei sceso in campo, ecco, fra l'altro con un attacco da parte del Benevento davvero importante, con Ciceretti che fa della velocità proprio la sua arma migliore. Sì, avevo un problemino al polpaccio, avevo ricevuto col Matera, però volevo giocare a tutti i costi, perché era tanto che non giocavo di titolare e quindi volevo dimostrare il mio valore. Ecco, arriva in maniera come il calcio sui maccheroni, ecco, questa sosta che vi permetterà, ecco, a tanti di voi, anche lo stesso Del Sante, ma lo stesso Nicastro, tanti che sono scesi in campo, non hanno meglio di recuperare le batterie. Adesso poi dopo ci sarà l'Andria, ecco, possiamo dire che in queste sei partite importante sarà sempre vincere in casa e poi magari strappare qualche punto fuori. Sono sei finali per noi, dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza per stare più tranquilli quest'anno e ripartire per l'anno prossimo. Ecco, sulla direzione arbitrale invece tu che dici? Ecco, c'era Pezzi che magari doveva prendere la seconda ammonizione, c'era un rigore su Diop, ma anche il Benevento si è lamentato. Purtroppo l'arbitro è un lavoro difficile, quindi sono momenti, attimi che decide lui e quindi spetta a lui. Potete risentire voi a livello psicologico di questo risultato ottenuto contro il Benevento? No, psicologico no, perché dobbiamo ripartire subito con l'Andria e andare a fare il risultato lì.